Voglio fare il tutorial di come si fa l'occhio realistico, lo farò in maniera impeccabile. In questo coronavirus mi ha permesso di allestire nuovamente uno studio dopo anni, però non vi piglia nulla, vaffanculo. Ho fatto vari quadri, tutti fatti in questo coronavirus, il grande lì, che poi ho fatto un quadro che non posso va a fede, faccio adesso la parte occhiale. Poi ho fatto anche questo e adesso si andrà di là a vedere come stamani lavorerò. Praticamente qui è cascato tutto. Praticamente verrà posizionata una telecamerina sotto qua, che riprenderà direttamente il foglio che andrò a cercare, che non manca a trovare. E verrà fatto però non in olio ma in acrilico. Qui ci sono i colori già preparati, il foglio verrà posizionato lì e però il video verrà velocizzato perché durerebbe quasi 2 ore, si fa circa 43 minuti, la voce verrà veloce però si capisce. L'occhio è venuto perfetto in tutto il suo splendore, Dio, è cascato il barattolo però dai. E la terra bruciata d'ombra si fa subito l'occhio. Ho posizionato la telecamerina e il cellulare sopra, dovrebbe essere preso a modo. Sto facendo l'occhio con un po' di marrone di terra bruciata e pennello del 3-4, insomma, io poi per il numero del pennello dipende da. Si fa, cerco di fare un occhio perché l'occhio mi viene in maniera incredibile, iperrealistico, perché l'occhio è lo specchio dell'anima. Ora sto usando un pennello più piccolo per fare, diciamo, il contorno. Sempre prima si parte col colore sempre più chiaro, andando sempre su sullo scuro. E poi vedrete man mano, a parte che non ho voglia di parlare tutto il tempo, si guarda un attimino di riuscire a dire presso a poco. Poi lo vedete, ci sono i colori a sinistra e il nero di Marte, me l'ho scordato che ci vuole. E insomma adesso tanto faccio la sagoma dell'occhio per poi dopo. Passo dopo passo, sicuramente quando, perché ci vuole un'oretta e mezzo, sicché è troppo lungo. Adesso col nero di Marte e un po' di terra bruciata faccio la palla dell'occhio, lasciandoci uno spazietto che poi rimane la luce, o, se no si fa dopo, è meglio. A volte lascio già il punto luce, a volte lo faccio tutto per ora, è meglio farlo così che si fa tutto il procedimento fatto bene. Dopo dicevo metto a velocità più, che almeno dura di meno il video e la voce si sente veloce, vabbè. Tanto presso a poco, oddio, potrei lasciare anche a velocità normale, vabbè. Comunque questo è l'occhio. Adesso si inizia, fa un po' anche il sopra, le sopracciglia, la riga del contorno e poi si vedrà di andare avanti e spiegare filo e per segno. Così va bene. Fa un po' marcato. Ho imparato una cosa, il coronavirus praticamente, si fa sopracciglia, il coronavirus praticamente mi ha riportato a far quadri, nel 2000-2003 ero il numero uno in assoluto secondo me, perché ti facevo tutto, poi dopo mi è venuta la furia e quando c'è la furia non ti viene un cavolo, perché stare in chiuso in casa non avevo più voglia. Insomma, ora ci devo stare per forza e rifaccio dei quadri veramente belli di qualità. Però è quello che mi frega a me, perché praticamente non,
Non posso stare 2 ore, 3 ore a fare un quadro, capito? E allora si guarda un po'. E il sopracciglio l'ho fatto un po' col terra bruciata, un po' diluito nell'acqua. Ah, specifico, questo che sto facendo è acrilico, io lavoro sull'olio, però siccome c'ho la carta, allora uso l'acrilico. Adesso si fa il bianco dell'occhio, che non deve essere bianco, si prende un po' di blu, un po' di bianco, si mescola, viene un azzurino, che è la parte, diciamo, centrale, però ci va messo un po' di neretto, terra bruciata si mette anche, veniva un bianco sporco con un po' di blu, perché voi se guardate nell'occhio, così è sempre più chiaro, si schiarisce e si fa la parte interna dell'occhio che deve essere, perché voi credete che sia bianco, invece bianco c'è un cavolo, si fa tutto il contorno a modino, passo passo, si spande tutto, te l'ho detto, io acrilico non è che... Però l'occhio mi venga in bene anche col cartone. Perché l'occhio è lo specchio dell'anima, soprattutto della donna, e soprattutto della donna bella, ma anche quelle brutte. E ora si fa piano piano, qui è molto difficile, difficoltoso. Ora voi vedete così, no? Ma poi dopo, ma vaffanculo. Poi dopo, adesso si fa un po' più azzurro, ci si mette del nero di Marte e si fa la parte più esterna. Ora però c'ho da sta zitto e pompare. Qui vedi c'è un po' più di sporco e va bene così. Ecco, vedi, c'è un po' di sfumatura, insomma vengono anche con un po' di sfumatura a modino, si fa bene il contorno e qui vedi c'è già quello che si vede. Adesso l'importante con l'acrilico è l'acqua che ci per fare le sfumature. La faccio anche io su, un po' più azzurro che va a sfumare e sembra proprio la sfumatura dell'occhio, del dentro, eh. E dopo, ora vabbè, il procedimento è passo passo, dopo col bianco ci faccio ancora ulteriori punti luce e diventa perfetto. Ponzo neanche si riprende tutto a modo, speriamo bene, se no al limite ho parlato a bambera. Adesso qui si sfuma a modino, ecco. Comincia già a vedere, vedi l'occhio, i punti luce, ma si fa un altro pochino. Però potrebbe già anche andare bene. E vabbè. Ti è garbata ma il quadro? Ora si fa anche sotto. Piano, 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 piano. Piano, piano. Pennello, io però non è che abbia tanto voglia di spiegare, però vabbè, si comincia già a sfumare anche la riga sotto, che dopo ci si fa con i rosa la perfezione
Mamma mia, come mi garba fare le cose realistiche. Adesso si prende un pennello piatto e si comincia a sfumare il contorno dell'occhio perché non è netto il taglio, capito? Deve essere sfumatello, così che è più bello. Piano, 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 piano. Molto piano. Si rifà un pochino anche qui, d'azzurro. Voi credevate fosse bianco, eh? Non c'entra un cavolo. Poi dopo, quando è finito l'occhio, dici, cavolo! Questo è un foglio a 4, sarà a 3, non so neanche, solo l'occhio. Le fegandi, una volta ci stavo 5 ore a fare quadri, ora l'ho portata a 2 ore, 2 ore e mezzo. Vengono bellini, però non perfetti. Ora questo qui ci sto tanto perché lo va a fare perfetto. Questo è l'occhio. Vedete già le sfumature stupende all'interno della pupilla. Adesso col giallo e rosso si comincia a fare carne. Il carne va fatto con il giallo cardinio, il rosso cardinio, un po' di terra bruciata per fare anche le ombre. Dopo si scurisce con il blu oltremare. Comunque, ora questo è già un bel colorino, un po' di bianco, sì. Perché poi con l'olio mi ci trovo meglio, però dai, è venuto un bel color carne e si comincia a fare la parte sopra. Sopra. Si sfuma la riga, si va a rinare. Vabbè. La parte sotto qui, sono andato troppo sotto, ma va bene, un po' zampa di gallina. Ora vabbè. Questo velo tiro un po' via perché mi garba più fa l'occhio. E poi con un po' di nero, un po' di oltremare, via, no, di oltremare, di terra bruciata, si comincia a fare sempre un po' più scuro che sfuma perfettamente. Beh, e qui ci siamo. Qui ci siamo, si sfuma sempre di più e si va verso il sopracciglio. Acqua, sfumare con lo scuretto, vedi sopra l'occhio, la linea almeno non è solamente tutta la sfumatura, ragazzi, è l'arte della vita. Anche quando vai con una donna ti sfumi, sfumi tutto, sfuma, sfuma, e la gente non capisce nulla. Adesso un po' di rosso, un po' di giallo, si rifà del colore carne, un po' di bianco, è troppo scuro, ancora giallo, Dio buono, maledettolo. E adesso si continua. Giro, giro, un po' più scuretto. Vabbè, poi dopo tanto, io sono re della carne, ne ho fatti di visi 100.000. Poi sono stato fermo dal 2015, anche prima,
Mamma mia, 10 anni fermo sono stato. E il coronavirus mi ha permesso di tornare al top. Adesso si sfuma bene lì. Ma come fa la pupilla? La pupilla la farò azzurra. La farò azzurra con delle sfumature che quando sarà finito rimarrete a bocca aperta. Perché il dettaglio fa la differenza in tutto, eh? In tutto. Adesso si sfuma bene, acqua un po' più scuro per fare le ombre e per compattare il tutu, e praticamente ora si fa, già c'è fare la svelta perché può fare l'occhio, ci do un po' di lacca per fissare, eh? E si prosegue. Adesso diciamo che ora che faccio, metto un po' di bianco, si fa un po' di ora, vedi, ora si schiarisce con il bianco, rosso, il giallo, ancora di bianco, perché qui c'è da schiarire e fare le luci della pelle, vedi, la carne è più chiara, sempre più sul giallino, ecco, questo si farà a punti luce, i punti luce, e si riprende già un po' di compattezza, poi dopo si sfuma, e questo è già un bel lavoro. Il pennello per sfumare deve essere assolutamente asciutto, e più grande è meglio. Adesso si fa ancora un po' di sfumatura, un altro colore ancora, e si unisce il tutto. E comincia già a vedere un attimino la perfezione oculare del soggetto anglosassone. Allora, qui va bene così, e niente, ecco, qui c'è il punto luce sotto la palpebra, sotto il sopracciglio c'è la palpebra che deve essere più chiara, e si sfuma con i colori fatti precedentemente a livello inconscio, ma sempre buono, vedete come prende forma la profondità dell'occhio, la purezza e unicità dell'occhio, che con le sopracciglia viene sfumato, quindi diventa una cosa tutt'uno. Rosso, giallo, terra d'ombra, giallo, rosso, e si va avanti con il terra d'ombra. Dio, buono, ci faccio a far colore. Va bene. Adesso si fa ancora una sfumatura al sopracciglio, e adesso vedete che sopra, vedete, sta prendendo veramente un grandissimo sfumante maidomo. Che cazzo dico? Comunque, vedi, si vede già la perfezione. Adesso sfumo. Non ho voglia di cambiare pennello. Sfumo. Vedete? Guardate che bella che ha fatto. Ah. Ci do un po' di lacca ogni tanto, perché
me lo perfeziono un po', non so come mai. Qui va sfumato per bene. Guarda che, vedete che sta già prendendo veramente un buon prodotto. Vedete come la sfumatura rende tutto più bello? Sembra facile, provate. Era voglia che fate. Allora, rosso, bianco, ora si fa il rosa dell'occhio. Ecco, allora si fa la parte qui e poi tutto giro il sotto per farlo sembrare sempre più realistico. Ecco, qui ora c'è, sta zitto. Ottimo. Ottimo. Vai. Con il pennello piatto che da cima a fondo va spezzato. Si fa bene, si sfuma. È questo che fa la differenza, secondo me. Vedi? Ha sfumato bene, certo. Ora col bianco un po' più chiarino si fa la sfumatura. Così ci sono due colori, il rosino chiaro e il rosino scuro, che perfezionano la realtà del prodotto. Adesso si fa piano sfumando la parte finale. Si può andare, dai. Adesso si fa sempre più sfumato, che ora non so se si vede dal video, ma rimane rosa più scuro lateralmente, rosa più chiaro lateralmente. C'è un'intersezione puppanero. Non c'è più voglia. E poi si fa, vedi, sembra tutto, perché se era tutto rosa veniva, invece così viene molto molto più bello. Adesso si prende un po' di color carne per fare i bordi, così viene più bello tutto. Come vedete c'è un'unificazione che ha del clamoroso, no? Non si fa sempre un rosa più rossiccio, diciamo. Vedi qui, perché nella parte, ecco, qui si fa tutto d'intorno sfumare con la color carne. Vedi? Guarda che bella ombra che è venuta. E si sfuma. Poi abbiamo... Ecco, bello. Molto bello, cazzo. Allora. Ma si prende il terra d'ombra, si fa le parti più un po' di rosso, un po' di giallo, c'è da cambiare completamente colore, e si fa la sfumatura qui sopra, che praticamente, vedi, comincia già a delinearsi non so come si chiama il cazzo,
Comunque potete già vedere che l'occhio sta venendo bene, ma il bello è da venire perché adesso quando farò la pupilla è lì che sfoggio la mia classe innata. Adesso sfumo la parte sopra. E va praticamente con un po' di terra d'ombra unificato la parte, ecco fatto, piano piano, Dio buono, non ci vedo più, cioè mettimi gli occhiali, porco di un cane. Allora, si rifà del colore buono, si torna qui, si fa un po' più scuro per fare un ulteriore step di perfezione e così da terra bruciata puro va scalando verso un carne chiaro che unificando il tutto diventa la perfezione fatta man, occhio man, occhio man. Vai. Adesso con il bianco va a fare un colore che unifica tutto, fammi vedere qui come si fa, questo è già un bel colorete, ci metto un po' di giallo e si comincia a fare sotto per portare alla perfezione unanime tutto l'occhio. Per poi, dopo quando farò le ciglia, mamma mia, come mi garba però quando mi ci metto. Praticamente sono, oggi siamo al 25 d'aprile, festa di liberazione, cane d'erode. 25 d'aprile e 15 giorni sono a fare dei quadri. E ho detto, vado a fare il tutorial. Io faccio questo tutorial, no? Da 15 giorni dormo 3 ore a notte, 3-4 ore, non ce la faccio più a smettere di fare quadri. È una dipendenza. Adesso si fanno le striature sotto. Speriamo si vedi bene dopo. Bloccato dicono questo telefono, no, vedi qui ci sono delle striature sotto che fanno sì che vengano fuori le zampe di gallina sotto gli occhi che fanno realistico il tudu tudu, si sfuma bene verso il centro, l'interno occhio, vedi? Queste striature qui rendono l'occhio, ma voi guardate già com'è realistico la parte esterna. Mamma mia, il re del pennello. Il pennello di legno e il pennello di ciccia. Adesso si comincia, no, scherzo, si comincia a fare sul serio. Si comincia a fare sul serio, si fa per bene un po' di rosetta per fare il punto luce, molto importante, e poi si guarda un attimino, vabbè ora può fare, ma ci sono, faccio tutto, eh. Si fa un'ossa fatta bene. Allora, ora si mescola un po' d'acquetta, un po' di rosa per sfumare. Dio, però quanti colori c'è da fare per sfumare con l'acrilico? Con l'olio basta poco, però mi viene bello anche così, anzi, questo è
l'ombra sempre più scura, che va a unificare la parte esterna dell'occhio, prima ho detto interno ma esterno, testa di minchia. Allora, Optimus, che si sfuma un modino anche la sopracciglia, un modino. Vi vedete come sta avvenendo? E vi ripeto, state collegati, che il bello è da venire. Optimus, sfuma all'interno dell'occhio. Qui si sfuma anche la riga sopra, a modino. Guardate la sfumatura, mamma mia, soffa però, porco cane. E Madonna, bella, dai, oh. Adesso, mamma mia, vedo l'ora di fa la pupilla. Adesso si rifà un po' di sfumatura. A me ci sono, fa perfetto. Qui si sfuma la riga sempre di più, così che sembra che venga fuori dall'abitacolo. Vabbè. Dio buono, Dio. Via. Mi sa pane l'occhiale. Allora, qui ora si prepara il sotto alle ciglia. Qui si sfuma per bene. Ci sono troppe però. Mi ora pulisco il pennello. E si cerca di fare una cosa che vi lascerà di stucco. Voi credevate fosse finito lì? Ma inizia ora. Si fa la riga perfetta, sfumata, all'interno occhio, un'ombreggiatura che perfeziona, bello, perfeziona e rende più realistico. Ecco la più importante, perché è troppo rosa, bisogna portarlo a un livello epico di perfezionamento. Si mette un po' di terra d'ombra bruciata e si cerca di riuscire nell'intento di fare l'effetto bambino sporco baby.
Allora, comunque ci siamo, eh? Qui si fa un po' di sfumatura, sempre un po' di venuzze, rosa antico, che rende l'occhio, e c'è sfuma col dito, perché una voglia di prendere dei pennelli. Anzi, c'è da riomprarne, mi sa. Qui si fa un discorso di rosa, che col sotto di prima, ricordate, un azzurrino tenuissimo, rende l'occhio vero, vibrante. Sembra quasi che ti guardi realmente. Cosa vuoi da me? Qui si rifà uguale una sfumatura con il dito e si cerca di rendere l'occhio tondo, dare profondità, dare tridimensionalità. Adesso si inizia il bello. Allora, guardiamo un po', si prende azzurro, si mescola sempre l'azzurro e il nero e si comincia a fare un esterno occhio di azzurro profondo, per poi dopo portarlo sempre di più nel chiaro e portare la tridimensionalità dell'interno pupillare. Ecco qui a modino una linea netta per far sì che l'occhio esca dalla orbita. Ecco fatto. Ma come me ne giovo a fare questo qui? Perché una volta l'ho fatto talmente vero che piangeva. Talmente vero che scese una lacrima. Allora, qui si fa sempre più. Si va a sfumare verso l'interno e ora si prende un po' più di scuro, deve essere un blu nero per non essere proprio nero, capito? Perché dopo è la giusta. Ecco fatto che si tiene un po' sull'esterno, si comincia a fare puntino. Adesso si fa comincio già a vedere. Adesso il bello viene ora, non mi garba, perché adesso si fa l'azzurro, azzurro chiaro, metto un po' di giallo, un po' d'azzurro, giallo, perché l'azzurro dell'occhio è sempre un po' di giallo, bianco si schiarisce, un po' d'acquetta, ecco questo è già un buon colore, però non mi garba, ci si mette del bianco. E si comincia a fare sul serio. Questo è un azzurignolo con un goccino di... si fa un po'... si fa sempre più azzurro, diciamo. Vedete? Un po' di giallognolo per rendere l'occhio... Ecco, ci va, date delle pennellatine minime, che comincia a dare
una profondità alla pupilla. Adesso si prende l'azzurro pieno e si comincia a fare tutto perfettamente per unificare tutto quello che ho fatto ora. Maledetto il budello infame, sempre più sfumato con l'azzurro, il giallo, il bianco, e diventa queste spillatine che ho dato prima, dopo rimangono le venuzze, praticamente un occhio alla lente di ingrandimento. Adesso si sfuma con l'esterno che precedentemente avevamo fatto un blu nero, e vedete che c'è già una qualità non indifferente dell'occhio. C'è poco da dire. Qui si sfuma col pennellino dell'uno, fatto con le forbici sempre più fino, fino a diventare zero. Allora qui si fa tutte venuzzine, azzurrine. La parte sopra la lascio per poi il punto liscio nella grande. Qui abbiamo perfettamente già un primo delineamento di, perché non deve essere perfetto l'occhio, no? Nel senso che da una parte deve essere più scuro, una parte più chiara, una parte più bianca, una parte più... Ci siamo, dai. Adesso un altro azzurrino si va a fare sempre più contorno perfetto e colori ancora più... viene bello, dai. Colore sempre più sfumato verso l'esterno. Dalla parte esterna dell'occhio se lasciamo un attimino più scuro, perché dà una tridimensionalità. Vedete? Ecco, questo qui ora si unisce e sembra che le venuzze vengono veramente fuori. Slap. Verso l'interno sempre più pennellatine, leggere. Sempre più leggere. E qui siamo già a un buon punto. Ma siamo a zero in confronto a quello che verrà. Via, ora è questo. Adesso si fa un po' di blu scuro a mulino per fare queste striature verso l'interno dell'occhio, che lo rendano magico, la magia dell'occhio, sempre più scuro, le venuzzole, esterno, interno, e l'occhio prende sempre più realisticamente. Ecco fatto. Piano, forte. E guardate la pupilla che sta prendendo veramente sta prendendo, no, bello, dai. Adesso noi si rifà un color carne che ci si fa la luce.
una luce dell'occhio puro, che praticamente prende forma con l'esterno, carne, tipo uno specchio. Rispecchia la sua stessa pelle e facendo sempre più venuzze, sempre più fine, sempre più dettagliate, e l'occhio dice: ma che cazzo stanno, dice, prima o poi mi fai sbagliare, messo paura, cane d'erode. Emma che lavora, mi ha fatto la lavatrice, ma va a letto. Oh, qui siamo già a un buon punto, via. Sì, dai, viene bello, molto, molto bello, dai. Adesso bianco, si fa sempre più chiaro l'interno, sempre più venuzze, che rendono ancora più vero, perché tanti dicono: è già, e invece niente, il bello è da venire. Venuzze su venuzze, venuzze su venuzze, e sfumature, e ci sono una ventina di tipi di colore che rendono l'occhio tridimensionale. Come potete vedere, adesso siamo già a un buon punto. E con il blu, con il rosa, con il blu, il bianco, il rosa, e si cerca di portare, diciamo, la parte esterna sempre più bella, blu, sempre più. L'occhio, diciamo, lasciando l'esterno dell'occhio, questo è un azzurro veramente bello, eh? Si cerca di rimettere, di rendere l'occhio un azzurro di un magico proprio, con tutte le venuzze sotto, giallo, bianco, azzurrino, azzurrogno, azzurrucce, con questo azzurro rende l'occhio veramente fuori da ogni orbita. Guardate come viene fuori. E adesso ci si fa di nuovo il punto luce. È questo che fa la differenza, il punto luce. Il punto luce fa sì che l'occhio venga al di fuori dell'orbita. Ma che cavolo dico, allora qui si mette. Ecco fatto. Questo, vedi, sembra che rispecchi. Dà l'effetto che rispecchi. Madame, avrò fatti mille, darà. Allora, qui si cerca di fare sempre più fine la riga, sempre più fine, si porta verso l'interno. Vedi? Bello, dai, dà proprio l'effetto. Mamma mia, bello, venuto bene. Non so se sempre c'è proprio la parte trasparente dell'occhio, no? La trasparenza lì, dà. Bello, dai. Adesso si cerca di. Bello, mi garba, Dio. Sono bravo, mi autostimo da solo. Quello lì. Vedete vedere tutte queste sfumature che ho messo sul dito, adesso si cerca di compattare il tutto
Qui ora si fa una stupenda, si prepara il sopra a accogliere le ciglia, scurendole, curendo la parte sopra, si rende ancora più realistico l'occhio e di conseguenza poi dopo le ciglia ci stanno come il cascio sui maccheroni. Questa è la prima che fa sì, ecco, adesso facciamo un colore scurissimo. Io lo faccio di solito non nero, un testa di moro nero, un testa di moro nero, che praticamente non c'è lo stacco completo, ma è tipo una sfumatura tra l'interno e l'esterno. Adesso si fa piano piano la sfumatura, perché la ciglia non deve essere netta, ma deve essere prima sfumata e poi nasce come un fungo in un campo di grano. Mamma mia, le cazzate che dico, perché sono medesimato una trance agonistica. Allora qui si fa il nero, adesso si fanno le ciglia un po' acquosa, così almeno viene bella. Qui c'è sempre un pochino da scurire, però si prepara la ciglia, perché la ciglia, sapete benissimo, Dio buono, cane, sbaglio tutto, la sfinita, si risfuma, perché deve essere un cerchio, una pallina da ping pong dentro la tridimensionalità. Guardate com'è già bello. Adesso si cerca di portare la linea marcando i tratti sia sopra che sotto in una maniera molto molto pacata. Vedete che bellezza questa linea, come ha perfezionato tutto, si sfuma verso l'esterno, sotto leggero leggero, che riprende tutto. Mamma mia, bello. E va bene, dai, ci siamo. Adesso si fa ancora un po' di color carne, di ombreggiature, che questo è troppo rosa, e si fa un colore più cupo, freddo, che unifica il tutto e rende questa parte meno marcata, e ci si vedono anche le venuzze di sangue. Mamma mia, bello che sto facendo, viene bello, dai. Non facevo un occhio grande così, erano 20 anni. Bello, bello, bello. Mi autocomplimento. Adesso si fa con il giallo, con terra d'ombra, rosso cardemio, terra d'ombra, le ombre, però è troppo scuro, un po' di bianco, un po' d'acqua, e si cerca di fare la sfumatura esterno occhio, la sfumatura esterno occhio, per rendere l'interno sempre più nel centro del mirino, nell'occhio del ciclone. Ecco fatto. C'è da starci, mamma mia, perché poi dopo devi cambiare colore ogni secondo,
Devi cambiare, devi scurire, devi chiarire, devi scurire, devi schiarire, devi scurire, devi schiarire. E invece quando è furia, salti vari passaggi e alla gente garba guaria, ma per la perfezione come voglio fare quest'occhio qui c'è da starci tanto. Inutile sta disco, adesso sfumo, guardate come viene bellissima questa sfumatura qui, che rende la parte sopra sporgente. E noi si fa sempre più una cosa incredibile. I colori ormai sono diventato il re del colore. Allora, facciamo un chiarietto, va bene, va. Qui si sfuma come sopra l'interno bianco della palla e si cerca di portarlo a una realtà unica. Guardate che bellezza. Mi sa che lacrime anche questo. Mamma mia, però. Qui piano piano, bianco sporco, bianco sporco rosaceo, che con l'azzurrino di prima fa sì che nasca una perfezione. Le venuzze vanno al suo posto e c'è meno. Mamma mia, sta venendo bellissimo. Il dito me non ficco un culo. E guardate che bello, dai, oh, che bello. Adesso faccio ancora un altro tipo di rosa per fare l'esterno della pupilla. La pupilla, non so neanche perché la pupilla è. Allora, qui si fa una sfumatura col dito per far sì che tutto sia omogeneo e che l'occhio sporga all'esterno. La tridimensionalità l'ho data da Dio. Mi autocomplimento nuovamente, scusate per l'autocomplimenti, ma qui siamo veramente al top. Adesso si pulisce il pennelluccio e si fa una cosa secondo me stupenda. Si lavora all'interno dell'occhio con degli azzurri che faranno sì che l'occhio sarà ancora più bello. Massimo impegno e si parte. Qui mi ci calma un po' di blu perché mettendo un po' di blu, compatta il tutto, capite? Compatta il tutto. Compatta il tutto, cavolo. Vedete? Vedete? Sotto c'è un po' di rosa, un po' di blu e va a finire col bianco sporco, rosastro. È veramente la parte più. Ora mi si consuma la batteria. Porco cane impestato. Ha fatto un segnale strano, ma vaffanculo, Dio di Dios. Dai. Finita la batteria. No, forse no. Metto sempre azzurro lì, ancora grandissimo. Vedete che con l'azzurro compatta tutto? C'è una bellissima. Qui si fa un lavoro fatto bene. Ma guardate, guardate
come tutto diventa e prende una forma sconvolgente. Guardate il dentro dell'occhio. E poi quando farò le ciglia diventerà l'occhio di Dios. Dopo la mano di Dios, questo è l'occhio di Dios. Superbo, superbo, superbo. Vai, adesso si fa un altro tipo di rosa, un rosa antico. Ci voglio fare anche, però troppo che adesso qui si fa un altro tipo di, ma ci sono, può fare la perfezione. Eo, un po' più chiaro, che rende l'occhio, mamma mia, qui si lavora per bene, poi si cerca di appropriarci. Adesso rosso, bianca, si fanno punti luce che renderanno ancora più incredibile questo quadro. Ecco fatto, stupendo. Qui fa la differenza, questi piccoli tocchi di luce che rendono ancora più realistico e sempre più incredibile questo occhio. Ripeto, non credevo di arrivare a questi livelli, ma l'appetito viene mangiando e lo voglio fare perfetto. Qui si va a sfumare dal bianco a rosa candido. Eccolo qua, modino. Vedete che c'è la riga nera sfumata, il bianco che mette fuori la parte esterna e interna della ciccetta che abbiamo tra l'occhio e tutto il resto. Qui si prepara il portaciglia, io lo chiamo. Si prepara il portaciglia a un livello incredibile. Sì, adesso qui si lavora con il polso, perché non voglio, ma non voglio usare la telecamera, il cellulare. Si sfuma. Guardate che bellezza. Adesso si fa un rosina che va a sfumare ancora di più questo, così rimane il punto luce esternamente all'interno. Ancora un pochino di ritocco. E ci siamo. E sono tre colori: il giallo, il bianco, abbiamo un po' di rossuccio, ancora di giallo, e si ricrea quel colore che tanto amiamo, che serve a unificare la parte più mistica dell'occhio. Qui abbiamo, vedi, facendo sempre più sfumature, abbiamo sempre di più la realisticità del prodotto. Te l'ho detto, una volta mi lacrimò l'occhio che feci, da tanto che era realistico. E adesso passo dopo passo, si sfuma il sotto, si fa venire qua sfumando un'altra venuzzola, che fa la differenza, dai, cavolo, fa la differenza. Comunque, dai,
mi posso ritenere soddisfatto, Bertolino, di questo prodotto. Adesso però te non lo sai, ma c'è sempre un pochino, perché te vuoi portare il quadro alla perfezione assoluta, quindi come minimo massa c'è sempre una mezz'oretta. Si sfuma, si sfuma, si sfuma, si sfuma, si sfuma, si sfuma. Sfuma te che sfuma anch'io. Tra le gambe c'ho l'oblio. Allora qui, praticamente qui, questo è il portaciglia lo prepariamo già con una sfumatura che porterà la ciglia a venire fuori, ma guardate che bella parte, quant'è che non avevo questa pazienza io, mamma mia. Come fanno? Mamma mia, se mi ci metto di impegno ammazzo tutti. Allora, qui adesso si fa un altro tipo di punti luce che rendono ancora più incredibile. Guardate che effetto che gli ho fatto fare. Vedete, sembra proprio che ci abbia una lampadina che illumini le parti e vengono fuori, sempre più sfumato, sempre più sfumato. Venuzza, venuzza, riguzza, riguzza. Bene, metto qui. Non so se si vede dal telefonino, ma anche l'interno dell'occhio, quello del rosastro, che ho appena accennato. Ci sono tanti tipi di rosa che rendono la ciccetta viva. Adesso faccio un altro tipetto di rosuccia per fare qui un altro tipo di luce che porta l'occhio a un livello di qualità eccelso. Guardate per bene, no? Non male, eh? Ripeto, dopo ci sarà la voce più, perché non posso mandare, che fai? C'è un'ora e mezza di caricamento, no? Una palla, mamma mia. Allora lo metto veloce, comunque sono soddisfatto. Dai, rifaccio un po' di rosa per sfumare e dare dei punti luce sotto, perché se no c'è troppo dislivello di luce. Bianco più chiaro ancora e si fa la parte sotto qui ancora di luce che va verso l'interno sott'occhio. Piccoli ritocchini, pic. Piccoli tocchini, piccoli, eccetera. Guardate che sfumature che ho dato anche al sott'occhio, contenitore di ciglia, sott'occhio. Mamma mia, bello, 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 bello. Sono soddisfatto di me stesso, ecco. Io, ecco, non so che dire. Io qui ora però finisce la batteria. Quanto manca la batteria? Mamma mia. Sono al 15%. Ce la farò? 15%. Adesso con il dito si sfuma e si comincia a fare le ossa fatte sul serio. Ripeto, questo è solo l'inizio. Il bello inizia ora. No, scherzo, adesso facciamo un bel punto. Rifaccio ancora delle sfumature con il dito, sfuma te che sfuma anch'io, tra le gambe c'ho un oblio, eccolo qua, e niente, lascerei quasi, invece niente, ora ci faccio
Le ciglia, noi per fare ciglia si prende un bel nero di Marte, un bel blu cardinio, no, l'oltremare, e si cerca di fare un colore bello, 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 per fare con l'acqua che è più fluida. L'acqua rende il colore più fluido per fare delle ciglia in maniera sublime. Sublime, acqua, acqua, è una cosa liquidozza per fluidificare bene le ciglia. Ecco, si parte, vuoi là, vuoi là, vuoi là, vuoi là, super good direi, vuoi là. Molto fluido, vuoi là, vuoi là, vuoi là, molto fluido, vuoi là. Le ciglia non devono, ottimo, non devono essere tutte uguali, perché sennò diventa una cavolata. Vuoi là, il pennellino è già solamente. Cosa. E poi il colore deve essere fluido perché deve scivolare bene. Alcune devono essere più ampie, alcune devono essere. Qui ci vuole una mano ferma. Alcuna. Dalla parte realistica, vedi, facendo. Mamma mia, però se mi colla il coso è rovinato il quadro, eh? Vai, 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 eccolo lì, piano, piano, Dio buono, Dio, è venuto un po', vabbè, vai, 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 gli ho sbagliato, però è una parte, vai, vai, qualcosa va anche verso l'interno, come nella realtà, un po' di specchio, l'effetto specchio, l'effetto specchio, l'effetto specchio, poi esternamente sono già belline, dai, si dà un po' di effetto specchio. Vai. Dai. Un po' disordinate che rendono più realistiche. Molto diluito, così. Vai. Quando non è troppo diluito, dopo si pianta il pennello e l'abbiamo dentro l'ano. Invece se è bello fluidificante, che un po', diciamo, non perfette, il sotto, vedi, sempre, ma sono belle, dai. L'imperfezione rende l'occhio perfetto, le ciglia. Ma comunque, adesso qui ci metto un po' di interno, effetto specchio, e va bene, dai, effetto specchio, effetto specchio, molto leggero. Come vedete, mettiamo un po' di più qui, che vanno anche un po' esternamente, un po' più nere verso l'interno e un po' più leggere all'esterno. Adesso qui, vedete, qui ho preparato la parte del contenitore di ciglia sotto e vi faccio vedere come vengono su questo contenitore di ciglia sotto. Con la pelle viva, come vengono belle,
ciglia. Allora, vai. Adesso sto zitto perché se no sbaglio. Pennellino finissimo, molto leggero, molto leggero, molto leggero, molto leggero, molto leggero, e ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto, ecco fatto. Vedete? La realizzazione. Mamma, mi viene bello davvero questo occhio, me lo mangio. Abbiamo fatto un bel tutorial, dai. Qui per renderlo realistico si fa un po' verso... Ma io dico che è venuto bello, dai. Ora mi si consuma la batteria, va aperto già. Io buono Dio. Finisce ora, a parte che è finito l'occhio, molto leggero, molto leggero, molto leggero, molto leggero, molto leggero, molto leggero, vai, 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 bellissimo, 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 vai, 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 un po' internamente che... Non sono tutte perfette, no? Un po' esterno, un po' interno, un po' di ciglia, un po'... No? Comunque vedete come il dentro, avendo preparato il fuori, come viene tutto tridimensionale. Mamma mia, bello, mi garba, dai. Adesso un po' di bianco, un po' di... per dare anche punti luce alle signore. Qui si rifà un pochino leggero, 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 fino, fino. Mamma mia, è bello. Questi pennellini invece ce ne ho una ventina, tutti fini, fini, che sono il top per questi lavoretti di... perfezionamento. Adesso si unisce un po' di colore, un po' che deve andare il nero a sfumare nella patata, fare punti luce, ecco, importante qui un po' di grigio ci vuole per portare, ecco, per portare il tutto a un livello di perfezionamento. Unifichiamo i peletti, i bulbi peliferi vanno a uno scandagliato per essere ogni pelo vero, ogni pelo creato è un dono di Dio, in questo caso nell'occhio, in questo caso le ciglia. E noi si rifà un po' di scuro e si cerca ancora di perfezionare le ciglia. Allora qui si cerca ora di fare lo specchio delle ciglia sullo specchio della pupilla, così che rende ancora più incredibile la tridimensionalità del prodotto interno lordo. Vedi qui fa bellissimo, bellissimo, qui piano piano, slip, 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 riprendo come sono sopra, riprendo sotto e dall'effetto specchio, specchio, specchio delle mie brame, che è il più bello del reame. E chi lo sa, forse Antonio, forse Giovanni, forse la più bella donna del mondo secondo me è Arianna, Arianna del Grande, Arianna del Rio, come cazzo si chiama? Arianna del Rio è una porno star, no, Dio buono. Come si chiama, Dio buono? Non mi viene.
Eva Mendes è bella. Adesso con l'azzurro si cerca di portare anche questo, mamma mia, questa luce ancora più realistica, facendo con l'azzurro. Dio buono, era meglio prima, no, forse no, ci metto un po' di azzurro, che è finito, dai, basta. L'occhio è venuto bello, vi saluto tutti. No, c'è sempre da ritoccare, ci fa dei punti luce, dai. Dio di Dio. Buono Dio. Via, finisce la batteria. Finisce la batteria, Dio buono. Beh, ci faccio il bianco, così faccio venire fuori ancora più venuzze e ancora più realistico. Guardate che bellezza. I punti luce è tutto nella vita, l'ho sempre detto. Adesso si fa anche punti luce sulla pelle, su contenitori di ciglia, lo chiamo, vedete? Si fa una bella riga, così che risalta ancora di più sia l'occhio interno sia la pelle esterna. Mamma mia, qui ho toccato livelli altissimi di perfezione. Punti luce tra le ciglia, punti luce, così che con i punti luce diventa la realtà. Guardate, i punti luce sono tutto nella vita, come ho detto prima. Guardate come risalta tutto, mamma mia, sono fiero di me stesso. L'occhio è venuto perfetto, l'occhio è venuto perfetto, vi pare a voi? Che bisogna sempre lavorarci, bisogna sempre portare il tudu, no, basta, dai, non ho più voglia, basta, vi saluto, faccio un po' scuro qui, vi saluto, anzi, so, 21,
rusty star color here. Oh, I'm wearing blue. Quite the dark color of the eyebrow. I think I'm gonna put some highlights on the eyebrow, so I'm gonna add some white here. White on the same color. Then a little highlights. Okay, there. And also I was gonna forget to put some highlights also on the eyelashes, so I'm gonna use the same color here. L'occhio è venuto perfetto in tutto il suo splendore. Diego, è cascato il barattolo, però dai, e spero vi sia piaciuto, un ottimo tutorial, alla prossima.